Buonasera amici cinefili. Che se ne dica. Siamo qui al Sisto pronti a vedere il caso Spotlight, fresco vincitore di 2 premi Oscar, film e sceneggiatura. Però eccezionalmente dopo avremo delle sorprese. Sicuramente. Delle sorprese, new entry. Sorprese importantissime. Cosa ti aspetti tipico da questo film? Beh, è un film di spessore che racconta una storia realmente accaduta, quindi diciamo due parole sulla storia. Spotlight deriva dall'inchiesta del 2002 del Boston Globe su presunti poi accertati casi di pedofilia clericale nei confronti coperti, insabbiati come al solito dalla diocesi del posto, e che comunque poi hanno dato il là a un'inchiesta popolare internazionale. I giornalisti dello Spotlight vinsero poi il premio Pulitzer, l'inchiesta fu fragorosa, sono passati ormai degli anni e il fatto che è ambientata nel 2002 è importantissimo, perché forse ci troviamo di fronte all'ultima grande pagina del giornalismo mondiale di vecchio tipo, cioè il giornalismo ancora cartaceo, il giornalismo ancora fatto investigativo, alla vecchia maniera, dove internet ancora non aveva un peso, quel peso che ha oggi. Quindi a me piace inserire il caso Spotlight nel solco di quella lunghissima e prestigiosa tradizione del cinema d'inchiesta, cinema giornalistico americano che ha carta e penna. Esatto, in Tutti gli uomini del presidente il suo archetipo fondamentale. Quindi un film assolutamente allettante sicuramente. Che non peraltro ha vinto l'Oscar. Ecco, che ha vinto l'Oscar, sul quale poi torneremo, sul fatto dell'Oscar poi torneremo. Non posso inquadrare molte persone perché altrimenti. Ecco, attenzione con questi passanti tra di noi. Non sono dei normali passanti, fissate bene questi sguardi. Perché poi dopo il film diremo anche qualcosa sugli Oscar. Certo. E su. E d'obbligo. Dobbiamo esprimerci, cioè se l'hai meritato veramente questo Oscar. Come tutti. No, davanti. Sappiamo che tutti gli italiani sono commissari tecnici, ma tutti gli italiani sono anche esperti di cinema. Certo. Quindi si vogliono sempre esprimere dicendo a loro se un film ha meritato l'Oscar o meno. Quindi vedremo se questo film l'ha meritato. Ma secondo me ci sono pochi dubbi. Io mi aspetto comunque. Ah, e poi dobbiamo spiegare, ricordati, che dobbiamo spiegare anche il motivo del fatto come mai l'Oscar miglior film e l'Oscar miglior regia vanno a film diversi. Questo è un dettaglio importante. Che non succedeva dal? No, non succedeva da due anni. Da due anni. Due anni fa, 12 anni fa. Ah, è quello del terzo Oscar che non succedeva al 52. Sì, bravo, questo lo diciamo subito, così ci diamo il pensiero. Era dal 52 che il film che vinceva l'Oscar più importante vincesse solamente un'altra statuetta. Perché ne ha vinti sempre tre. Almeno tre. Almeno. Quindi questo mi ha spiazzato anche nei pronostici, devo dire. Quindi andiamo a fare. A pagare questo. Io sono molto curioso di vedere Mark Ruffalo come se la cava in un ruolo che non sia quello di Hulk. Noi siamo pronti alla fase 3. Prontissimi. Ok. Va bene, ci vediamo dopo per la video recensione. Ciao. Ma vi ricordiamo che non saremo soli. Quando arriva Papa Francesco, che va a pregare in modo semplice, entra nella chiesa, praticamente si avvicina per salutarlo. Papa Francesco ordina che lui venisse mandato via da Santa Maria Maggiore, perché dice lui non può stare in una basilica così importante, non l'ha nemmeno salutato. Ecco la rivoluzione di Papa Francesco, è iniziata il giorno 2, capito? Questo scema su Repubblica, un trafiletto che poi non è stato mai approfondito, come un po' il caso. Sembri Mark Ruffalo. No, questa è forte sta cosa. Mannaggia la miseria che film. Ciao ragazzi, salve amici. Che Mark Ruffalo, vado. Benvenuti a questa video recensione del caso Spotlight. Siamo appena usciti dalla visione, si tratta di un film fantastico, come sospettavamo, solidissimo, regia di gran classe, interpretazioni favolose. Che dialoghi. Sceneggiatura blindatissima, di ferro, di granito, veramente due Oscar strameritati. Si capisce perfettamente che nelle valutazioni preferenziali, che sono quelle per il miglior film, un film come il caso Spotlight possa piacere a tanti. Quindi anche se non è il film che piace di più ai membri dell'Academy, piace all'interno della cerchia dei migliori e quindi riceve tanti premi. E quindi la regia invece dal punto di vista virtuosistico può andare a Revenant e il film può andare a Spotlight, che è un film stupendo, che approfondisce delle tematiche molto molto delicate senza mai però andare avanti per preconcetti, senza mai sostenere una tesi prevenuta. Gli errori sono stati commessi anche dentro il Boston Globe, cioè il giornale, prima erroneamente abbiamo detto il Boston Tribune, quindi non c'è una divisione manichea tra buoni e cattivi, ma c'è un approfondimento, c'è uno scavo interiore veramente sofisticato che va da molti dettagli.
E l'errore è stato fatto da chi non ti aspetti, tra l'altro. Esatto. Mi ha ricordato tantissimo tutti i nomi del presidente, che vi consiglio, perché il film, dopo il prologo ambientato negli anni 70, si apre proprio con una inquadratura sulla redazione del Boston Globe, una redazione illuminata, il bianco della verità, la luce della verità che caratterizza il lavoro del giornalista e del giornalismo serio, quello di inchiesta, quello approfondito. La luce della verità che mi ha ricordato Robert Redford e Dustin Hoffman in tutti i nomi del presidente. Allora, se Revenant, seguimi, e Hateful Eight hanno mostrato i mali dell'America, la schiavitù, oppure l'uccisione dei nativi americani, il film come Spotlight dimostrano che l'America, la democrazia americana, ha al suo interno anche gli anticorpi contro questo male, gli anticorpi che nascono dalla fatica e dal sacrificio, dalla ricerca ostinata della verità, anche da parte di chi si è sbagliato ed ammette di essersi sbagliato. Parliamo di Mark Ruffalo. È stato superlativo in questa sua prestazione cinematografica. C'è un tratto, un monologo che sta veramente emozionante e serrato. Un omaggio alla carta e alla matita viene dato in questo film in maniera sublime, direi, perché è qualcosa che secondo me stiamo perdendo, ma noi in anni non troppo lontani da noi erano le uniche cose che veramente davano testimonianza di verità. Sono oggetti che acquistano un peso specifico all'interno del film enorme, il block notice, la penna e le rotative alla fine sono praticamente dello stesso peso specifico, torna ancora a tutto il tema del presidente, della macchina da scrivere di Robert Redford, che sono come cannonate. Bene, queste sono le armi della verità, la penna, la carta, la ricerca, le parole, e questa ricerca anche negli archivi, dove c'è l'ombra, dove ci sono i topi morti, dove c'è la polvere, bisogna scavare dove ci sono i topi morti per trovare il dettaglio che ti porta alla verità, e questa ricerca è faticosissima. Non c'è internet che te la fa acquistare in due clic, non c'è il colpo di mouse che te la fa avere in modo istantaneo, ma bisogna stare mesi e mesi sui dettagli, sulle parole, per vedere, per incastrare, per capire, per fare in modo che tutti i dettagli tornino, con un lavoro di sceneggiatura certosino, è fatto di tanti dettagli che alla fine devono tornare. Quindi il caso Spotlight ti dice, ti dimostra come una buona sceneggiatura scritta bene è sintomo di verità. Sì, perché nasce con gli stessi crismi del tentativo di cercare la verità, cioè far combaciare tanti dettagli. Quindi un film convincente, un film appassionante, due ore che volano senza... Volate, non veramente, ce ne siamo neanche accorti. Non ce ne siamo accorti, e soprattutto mi viene da dire che anche gli altri attori, con primario, secondario, non solo Mark Ruffalo, Michael Keaton, si guadagnano veramente un pezzo di gloria con tanti atteggiamenti, sguardi, dettagli che vengono silenzi che vengono curati con grandissima maniacale precisione da questo Tom McCarthy, che dimostra di essere un regista coi fiocchi e che al di là del tema che ha deciso di affrontare è molto scottante, sì, comunque l'ha affrontato con il dovuto atteggiamento critico, ma sapendo anche stare a distanza, e soprattutto questi nomi dei preti che tornano, mi ricorda anche tutti i nomi del presidente, che è proprio un referente cardine, dove i nomi dei corrotti del Partito Repubblicano tornano in liste infinite, ma non vediamo mai le facce. Da notare un film incentrato su una storia riguardante la Chiesa Cattolica, una sola scena girata in una chiesa vera da lontano. Sì, un dettaglio non si vuole, si vuole restare a distanza. Quindi anche la vera... Quindi diciamo, il vero soggetto del film è il team che indaga, quindi è la storia, è l'inchiesta. È l'inchiesta. Da cui il titolo, il caso Spotlight, cioè la storia è incentrata sul team che ha portato avanti l'inchiesta. Bene, sì. Anche lì, quando Mark Ruffalo si confessa all'amica Rachel McAdams dicendo che avrebbe sognato di tornare in chiesa una volta cresciuto e quindi è stato tradito da questo sogno, anche lì è molto toccante. Non facciamo spoiler però. Non facciamo spoiler. Vabbè, comunque la vicenda è del 2001-2002. C'entra anche l'attacco alle Torri Gemelle, sì. Quindi penso che andando su internet, certo, tutti quanti possiate capire come è andata a finire, quali sono i numeri della questione, che sono veramente sbalorditivi. E l'Osservatore Romano ha promosso il film, nel senso che, ma anche il film stesso individua benissimo qual è il problema, quando c'è appunto la gola profonda del film, cioè l'informatore che non mostra mai la verità, lo psicoterapeuta, certo, che ha scritto il libro, dice chiaramente che la Chiesa è un'istituzione umana e come tutte le cose umane può sbagliare. Perché ma questo
proprio, quindi è una caratteristica propria dei critici e degli studiosi di chi, Manzoni è il primo che fa una cosa del genere, cioè non è che è il primo, è uno dei tanti che fa una cosa del genere, cioè non bisogna confondere il credo, la fede e la religione con gli uomini di fede, di credo e di religione, perché sono due cose ben diverse. Quindi film assolutamente coinvolgente e convincente, e quindi confermo che anche quest'anno è stato un Oscar meritato. Ma io, forse non ci credete, non ci credete perché sono distratti, ma comunque qui davanti, vicino a me, anche Adriano, che è stato colui che ha detto la famosa frase che l'Oscar l'ha vinto Bird, ma finalmente un film che merita l'Oscar, anche il caso Spotlight merita l'Oscar. Quindi adesso, se ce la facciamo, lo andiamo a intervistare. Ti è piaciuto il film? Bellissimo. Sala 1 stasera, sala 1. Assisto. Oscar meritato? Meritatissimo. Quindi è il secondo anno consecutivo in cui secondo te un Oscar è meritato? Sì, è il secondo anno consecutivo in cui c'è Michael Keaton. In questo grande film. Vogliamo ricordare che tu sei l'artefice dei miei due approfondimenti sulla storia degli Oscar? È vero. Seguiteci, anzi, pedinatelo. Quindi il film è piaciuto? Il film è piaciuto tantissimo. Va bene, ti ringrazio. Salutiamo nel frattempo due persone. Quattro persone. Marianna e Gabriele. Daniela e Riccardo, che in questo momento stanno dormendo, speriamo. Speriamo. Noi torniamo a casa, però mi raccomando. Vai. Pedinatemi. Pedinatelo.